incontrati Rossana Livolzi. Ha cominciato da ragazzo Guido Palma ad usare la statua di Pasquino come sua personale lavagna per far ascoltare la voce del popolo ai potenti. Poi le vicende della vita lo hanno portato lontano dalla capitale, nella quale è tornato stabilmente una ventina di anni fa. Si narra che abbia cercato casa nei pressi per potersi esercitare nelle pasquinate pressoché quotidianamente. Dopo che l'avranno ripulita, le statue le vorranno rendere mute. Ci vieteranno pure le pasquinate perché le verità vanno perfette. Da 20 anni più o meno, Guido Costa, alias Pasquino, rinverdisce la tradizione. Ha usato la colla, adesso è passato allo scotch di carta, ha messo del mirino Bossi, Berlusconi, Brunetta. I sindaci ogni mattina svaligia le edicole e si fa la sua personale rassegna stampa, dalla quale trae ispirazione per lanciare le sue invettive in rima romanesca. Da una parte è una specie di missione, perché cerco di aprire l'occhio alla gente, e dall'altra... mi sentavo pure di notte, mi sveglio e mi metto a scrivere, capito? Una laica e civile satira contro il potere, i suoi mali, la corruzione e il malgoverno. Nei suoi sonetti si schiera a fianco degli alberi e dei parchi della capitale, ingaggia rime baciate con Orban e Trump, si schiera a fianco di Mimmo Lucano, denuncia malcostume e il silenzio della stampa, fa controinformazione. Il potere c'ha tanti attacchini a disposizione, però c'ha pure gli statini. Difficile dargli torto, infatti, per rendere pubbliche le sue pasquinate preferisce il buon mattino al riparo da occhi indiscreti e da qualche denuncia. Nell'era dei social e delle chat usa i motti di spirito della tradizione romana per mettere alla berlina usi e costumi dei potenti o di coloro che si credono tali, ed ha già un erede, qualcuno pronto a raccogliere il testimone. È un erede che è già noto in tutta Roma, perché è lui che ha inventato il Ponentino Trio, che vanno in giro a illustrare le migliori tradizioni di Roma, dalle canzoni ai motti, ai proverbi. Ed è sempre un bel mattino quando incontro il Sor Pasquino. Sor Pasquino sa le botte perché a tutti l'ha un po' rotte. Prego, maestro, è tutto libero qui per lei. Ci siamo spostati dall'angolo riparato di Piazza Pasquino alla confusione di Campo dei Fiori, dove la statua di Giordano Bruno è stata eletta come seconda lavagna delle pasquinate. C'è più traffico, più gente che legge gli sberleffi e i motti di spirito di Sor Pasquino, la sua informazione alternativa. Questa è lo-fi, ovi e ufai. E così se capisce... c'è un contatto diverso, no? C'è la scrittura, quantomeno qualcuno si chiede, che è già un inizio. Costantino Pucci, detto Costa, pittore mancato, girovaga, fantastorie, saltimbanco, ha lavorato a Casal del Marmo e continua a lavorare sulle strade, dove ha incontrato Guido Palma, che lo ha eletto ed erede delle pasquinate in forma orale. Le racconto, insieme alla storia di Roma, perché Roma è questa città unica al mondo proprio, no? Anche il grande Federico Fellini si è espresso così, disse: non solo Roma è unica al mondo, ma unici al mondo sono pure i romani. Usando carta, penna, canto e scotch, scommettono sulla fine di una stagione melmosa ed oscura e di riuscire a farsi ascoltare in un'epoca in cui si sente solo il click dello smartphone. Dall'auto Giordano Bruno sembra approvare. Evviva!